Un illusionista fa sparire gli oggetti o piuttosto fa apparire il nulla? Questa domanda così spiazzante la solleva uno degli autori più eccentrici ed affascinanti del panorama culturale italiano. Ma a pensarci bene può essere anche il quesito principale del nostro programma. Retroscena, infatti, cerca di far vedere ciò che di solito non si vede, i misteri spesso impenetrabili e ineffabili della creazione artistica, il lavoro che precede la messa in scena, le fasi del processo creativo che portano all'allestimento teatrale, insomma, i segreti del teatro, come recita il sottotitolo del nostro programma. E quindi a noi piace girovagare di teatro in teatro, da mente creativa a un'altra mente creativa. A noi piace camminare nell'inaudito, nell'impossibile, nell'invisibile, proprio come afferma questo funambolo della parola e del pensiero, che è sempre l'artista della domanda iniziale, che noi vorremmo come testimonial perenne del nostro programma, ma che ci dobbiamo accontentare di avere qui con noi per una sola puntata. Alessandro Bergonzoni. Alessandro Bergonzoni, 10 lettere per il nome, 10 per il cognome, me l'hai detto tu, quasi come un ragioniere di Biella. Questo l'hai detto te però, eh? No, l'hai detto sempre tu, cioè le prove concrete. E mia sorella uguale, Alessandra Bergonzoni. Ah, ecco, fantasia che si sprecava, sì, insomma. Paura che nascesse un altro. Scusa, mi raccomando che Leo non veda, siccome ti chiama lui per dove entrare, se hai la vibrazione, che non veda... Preferivo, hai capito? No, ma sì, sì. Questo lo mettiamo come backstage, non è un problema. Insomma. È per reagire un po' a quest'ordine matematico schematico. Eravamo già registrati. Sì, sì, eravamo già registrazione. Va benissimo. No, perdonami. Va benissimo, non c'è problema. Dicevo, era per reagire a quest'ordine matematico schematico che hai deciso poi di contrastare lo scontato, il prevedibile. Ma guarda, direi proprio di no, nel senso che di ragionieristico, se con ragionieristico si intende non ragionamento, se con ragionieristico si intende ragionamento, allora forse, ragionamento che non deriva da ragione, qui si parla anche di frazioni, frazioni di lodi, frazioni di tempo, si parla in percentuale, e quindi credo che il numero sia anche una forma letteraria, addirittura esistono i numeri contorno tra insalate. Noi siamo qui al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto perché appunto c'è la tua dodicesima fatica, anche se a te non piace chiamarla fatica, insomma, lo spettacolo... Quante ne ha fatte Ercole? Quante ne ha fatte Ercole? 12, sì. Sì. E quindi che vuol dire? No, che la tredicesima non ci sarà. No, era Sansone. Era Sansone, è vero. Sì, vabbè, dicevo, lo spettacolo si intitola, prima di addentrarci nel, mi sto un po' incartando, però lo spettacolo si intitola Nel. Volevamo vedere un po' i processi mentali che hanno portato a questa creazione. Che cosa ci troveremmo? Ma indubbiamente aver fatto la scena questa volta significa anche aver interagito all'interno, dentro. Nel significherebbe proprio un dentro, sia il moto luogo che anche lo stati luogo. Vado nel teatro e sono nel teatro. Ma è anche un discorso di visione bianca. Io la chiamo visione bianca, che è un po' più lontana dagli spettacoli precedenti. E ci sarà qualcosa che appare e che scompare. La scomparsa di solito significa che non c'è più un qualche cosa. Noi pensiamo che la scomparsa sia la scomparsa di qualcosa e l'arrivo di qualcos'altro. Questo è uno spettacolo che fa arrivare qualcos'altro. E non è solo teatro, non è solo comicità e non è solo una performance. E non è solo Bergonzoni, non solo, ma anche lo spettacolo. Però prima, ecco, dello spettacolo, noi siamo venuti tempo fa a seguire te e Riccardo Rodolfi, appunto, che insieme con te ha fatto la regia, quando eravate in fase di prove, no? Tu hai usato un po' come parametro la settimana della creazione, hai detto eravamo tra il giovedì e il venerdì. Abbiamo preparato questo filmato per vedere appunto che aria si respirava. Dedicato all'autore dell'unica opera per contraddizione orchestra, Pianoforte. De
dedicato a chi si rifà la bocca con magia. Labbra cadabra. Andate dove volete, cioè spaziate, nel senso che noi siamo qua a lavorare, sai? Assurdo una roba così, eh? Per cui tu immaginati vedere, non so, un'immagine divisa di un occhio che uno dice, che cazzo è? Faccio un esempio, anche... quelle gambe... Quello certo. Di sinistra gambe, certo. Una forma di quello di destra braccia e busto, no, e la vera è una testa. No. Là puoi vedere una ciglia, qua puoi vedere l'altra ciglia, perdiamo la pupilla. No. Un segno, no, e la gente a forza di guardare dice, non ti sembra, hai capito, molto, non le hai viste? Molto... Non le hai viste, le hai viste? Ostia, sono tre pezzi. Tu volevi un segno ricorrente, perché se lì dici il segno ricorrente di quelli... Se è il volume quello che ti preoccupa. No, ho detto una cazzata. Però devo fare una prova. Prenditi paura, portala via. Prenditi paura, portala via. A che punto della creazione siamo? Devo dire non il settimo giorno, non il sesto, non è domenica, è la notte tra il giovedì e il venerdì. Dedicato al Dio in terra, ma soprattutto dedicato a chi l'aiuta a rialzarsi. Per quanto riguarda i testi, invece, siamo già alla domenica nel senso che se fosse un recital potremmo partire domani mattina. Adesso lui smonta, noi facciamo una roba sui testi, ne avremo per un'oretta circa. Sentite ancora, condoglianze, sentite le condoglianze, sentite ancora, amor stenografo. Quando lui, poeta, parla di monstenografo, il concetto dell'eiaculazione precoce, sentite. Togliereste anche i paschi di siena? No, quello lo terrei invece. Delle sue violenze shakespeariane, del subì o non subì, e dell'italiano suo corrispettivo soccorso, S.O.S. Cioè lo aiutiamo o non lo aiutiamo? Issa o issa? Cioè lo tiriamo su o non lo tiriamo su? Io da qui toglierei. Il poeta si chiede, si interroga sul rapporto tra sadismo e dolcezza, no? Dice, è di una bellezza rana, proprio saltellante. Abbiamo dato una scorciata notevole. Le difficoltà maggiori che si incontrano durante il cosiddetto processo creativo. Quando lui mi disse, tienmi il dito sul pomo d'Adamo che devo fare un nodo alla gola. Allora la difficoltà è quella di raccontarselo e di raccontarlo a gente che te lo chiede. La più grossa difficoltà è quella. Si può vendere un becco d'un quattrino senza svalutare... gli altri tre. Bergonzoni è un autore talmente, come dire, importante e atipico nel panorama italiano che ha una scrittura che va riscritta una volta che è in scena. Però aspetta, io ho proprio la necessità adesso di cominciare a capire anche di cose che posso avere e prendere forma, hai capito ancora di più. Aspetta, stai lì che io vado su in regia un attimo. Quindi abbiamo pensato che tutto sommato è la scenografia che prenderà il senso del cambio sera per sera. Quindi quello che voi vedete adesso, oggi molto poco, certo. Ma andrà sostituita sicuramente nelle prime 50 repliche. Come se fosse un animale che ci portiamo in giro, che comincia, non è detto, a crescere, può anche cominciare a dimagrire. Sul tema potete leggere Orsa Maggiore, Mangia Orsa Minore, ma tutte e due verranno investite dal grande carro.